rilevato il primo prezzo della campagna correlicola 2020, circa 300 euro a quintale. Qual è la posizione di CIA in questo momento su questo primo prezzo emerso? Beh, intanto noi riteniamo che, visto il prezzo che era uscito l'anno scorso intorno ai 400 euro al quintale, che la questione dei 300 euro sia assolutamente basso, nonostante che l'annata, ricordo a tutti che la nocciola più raccolta da noi è la tonda trilobata gentile, quindi è una nocciola assolutamente italiana, detta anche a volte delle langhe. Questa nocciola viene a volte trasformata in azienda e poi venduta in collaborazione con le vendite, ma nella maggior parte dei casi viene venduta all'industria che la trasforma e la vende. In questo caso qui riteniamo che ci sia dietro anche un pochino di speculazione dal punto di vista economico, perché la produzione quest'anno, tra le altre cose che è interessante dal punto di vista della quantità, è anche interessantissima dal punto di vista della qualità, per cui si presume che ci sia tra l'1 e l'1,5% solo di parte inquinata dalla cimice asiatica e che comunque le nocciole abbiano una resa molto interessante. Quindi la qualità e il Made in Italy, a nostro avviso, non giustifica assolutamente il calo del prezzo.